La memoria del signor Panico che nessuno gliela lei contesta. Non ce l'ha. Va bene. Un attimo, Presidente, la prego. È una vita che aspetto di parlare, una volta che ce l'ho davanti mi faccia dire quello che devo dire. Ma non lo so. Dico, lo aiuta indiscutibilmente, viene aiutato dalla sua forte memoria a cementare le tre verità, che dice, le 10 verità presunte, alle 30 sentiti dire e alle 100 enormi fesserie, che io poi parlo per quello che mi riguarda, degli altri non mi interessa, non li calcolo. Ieri combinazione, Presidente, qua non è il fatto di dire che ho sentito prima la discussione, ha passato il biglietto. Combinazione, ieri avete fatto una specie di sorteggio, questo signore qua, uno dietro l'altro, non ha riconosciuto tre imputati. Uno addirittura l'ha chiamato Turci invece di chiamarlo Chiti, che è un personaggio abbastanza noto perché spesso e volentieri è tornato sulle pagine dei giornali. E là si vede che uno... Lavora così di memoria, senza bigliettini. Sta facendo delle considerazioni, invece l'avvocato sta parlando male. Ma che non sia troppo considerata la cosa poi. Allora, che cosa voleva contestare, Valanzasca? No, niente, volevo dire che siccome, Presidente, il fatto stesso che io sia seduto qua per rispondere davanti a voi è il fatto che Pandico ha raccontato una storia quantomeno credibile nel suo insieme e... Non voglio discutere, appunto discuto per quella che è la mia parte, però per quello che è la mia parte dico semplicemente una cosa, che anche quello che potevano essere gente come Perrol, che ha fatto le fiabe, ha raccontato qualcosa anche al limite che c'era un fondo di verità e un qualcosa di socialmente corretto. Pandico non ha fatto altro che raccontare le stesse cose perché ha raccontato fiabe. Comunque, veniamo al punto, io me li devo... Parliamo della lite presunta che c'è stata, si dice presunta fino a che non è stata accertata. Dunque, il signor Pandico dice non è assolutamente vero. Io non avevo sentito che il Tribunale aveva disposto un determinato accertamento presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno. Allora, io, se ne vuol parlare lui, perché diversamente io posso dire in quale situazione e perché è successa. Dunque, allora parlo io, signor Pandico. Sì, è logico, è lei che contesta. Allora, la situazione è molto semplice e qua nessuno ancora ne ha accennato, evidentemente o non se ne sono ricordati o non ne sono a conoscenza gli altri coimputati. Il signor Pandico, in una situazione che adesso non mi ricordo neanche più precisamente quale sia, comunque era da poco venuto al piano di sopra, si era andato a lamentare con Marco Medda perché in genere la banda Valanzasca, ma in particolare Renato Valanzasca, non aveva quel saluto cerimonioso che lui, penso, non so, avrebbe preteso. Tengo a far presente che non era tanto una questione di indisposizioni proprio così di pelle del momento, era il fatto stesso che lui parlasse e, come lo dimostra, parla a tutti dando del voi. Io non sono meridionale, sono nato al nord e sono quasi svizzero, quindi mi trovo a disagio a parlare dando del voi alla gente. E poi, onestamente, vederlo viaggiare con questa cartellina sotto il braccio, come io l'ho visto ad Ascoli, non mi era assolutamente simpatico. E fatto sta che un giorno nel passeggio, il giorno che si dice della discussione, il signor Pandico, in compagnia con Marco Medda, io sono sceso al passeggio al pomeriggio, non mi ricordo le date, non sono bravo come lui, e Marco Medda, che è mio fratello, tengo a precisare, Marco Medda lo conosco, il signor Pandico sì, senz'altro era nato perché c'ha l'età del dattero, però dico, senz'altro non era nata neppure l'NCO, perché io sto parlando del 66-67, mi ha chiamato, mi ha detto: Renato, vieni un attimo per favore. Ci siamo messi a camminare, io, il signor Pandico, e visto che lo chiamo signore, dico il signor Marco Medda. E al che Medda mi ha detto: ma Renato, ma come mai, dice, questa è una brava persona, dice, è un amico, vedi, sta con noi, è insieme a noi, quindi dice, per quale motivo? Dico, ma guarda che non c'è un motivo personale, c'è solamente una questione che lui, per abitudine a tutti quanti, e qui le ha dato riprova, da del voi, io, parlando con gente come Cutolo, che magari mi risultava così, qualcosa più di lui dovesse contare, gli ho sempre dato del tu. Mi riesce persino difficile dare del lei alla corte, per intendersi, propriamente per una mia concezione di modo di rapporto di vivere. Al che lui ha cominciato, dice, vabbè, ma voi siete giovani, non avete, comunque, se è per questo, per togliervi dall'imbarazzo, possiamo anche darci del tu, però se aveste avuto, e praticamente mi voleva dare una lezione di vita. Al che, siccome io ricordavo un fatto,
che il signor Daniele Lattanzio, un altro mio fratello che qua ovviamente non è imputato, mi ha detto, dice, mi aveva detto in precedenza, ma chi è questo qua? Non è quello che ha fatto la denuncia a Volterra nei confronti di una TV privata perché trasmetteva i pornografici? Anche questo è andato avanti un po' a farmi la sua morale per il fatto che dava del voi, che non voleva essere un segno di distacco ma anzi un senso di rispetto. Gli ho detto, ma senti un po', ma dico, paesà, dico, ma vai avanti a ungere, dico, parliamoci, ma tu non sei mica quell'elemento che si è permesso di denunciare le TV private perché trasmettevano i pornografici a Volterra? Prima se l'è negata, ha detto non è vero, poi gli ho detto guarda che qua c'è gente che era con te o quantomeno che c'è stato poco dopo che ci sei stato tu, tipo Daniele Lattanzio che era andato per un processo, e c'era quel gran cornuto di Pandico, voce di detenuti di Volterra, che ha fatto la denuncia al non so se sia il pretore che si va no, a fare una determinata denuncia. Per favore. No, deve dire se sono voce o fatti certi. Non mi sembra di aver offeso nessuno, lo sto chiamando signor Pandico. Signor Palantasca, no, effettivamente sono voce o fatti certi, quindi se vuole fare un confronto sì ma io sto semplicemente esponendo dei dati di fatto. Mi sta ricordando Pasolini, allora sono battute retoriche le tue, fai finire di parlare. A questo punto è intervenuto, dice esatto, e dirò una cosa, lui mi dice è stata fatta una denuncia, questo le chiede un momento, sto dicendo, lui mi ha posto una domanda, alla mia domanda mi ha posto la sua dicendo sono veri, sono fatti certi o sono voci? Io non so se siano voci, io non l'ho vista certo. Lei qua sta un fatto, dichiarazioni che sta facendo. Sto parlando. Sono dichiarazioni, non ci riusciamo chi sente male, chi vede che è storto. Qua sono dichiarazioni, signor Palantasca. Lei fa parte di quella banda. Questo è un ruolo di tribunale, non è un chiacchiericcio di casa. Se vuole rispondere in proposito, risponda, altrimenti se ne può andare. Ma qui bisogna per forza farli così, insomma, se parlo non va bene, zitto bisogna fare. Ha fatto delle contestazioni, lei su quelle deve rispondere, è inutile girare. Io devo rispondere. Lui a me mi ha posto una domanda sulla mia domanda, questo sta giocando a questo gioco da quando è iniziato questo processo. Lui mi ha chiesto, sono vere, io la denuncia non l'ho vista, lui con me però ha confermato, prima dicendomi non è vero, poi ha detto, ma lì era una cosa veramente sconcia. Si vedevano cose assurde, atroci, al che io a Marco Medda mi sono rivolto con questi termini. Questo è un gran, scusando il termine, è un gran pezzo di merda. E quando non sarà un domani mi dovrai dare ragione. Questo è stato il mio primo ed unico rapporto diretto con il signor Pandico qua presente. Qua si sta dando politicamente del cornuto del pezzo di merda, non abbia pazienza. Io le devo raccontare, fermiamoci un attimo a questo punto, perché lei, caro Palantasca, andrà avanti fino all'infinito con queste barzellette alla milanese. Per quanto riguarda il rapporto che lui ha detto in Ascoli Piceno, che da parte mia c'è stata una particolare diffidenza da avvicinarlo, è vero. Perché? Perché Cutolo mi parlò del suo trascorso, quale di tossicodipendente, del suo e di Marco Medda. È che Marco Medda riuscì nel 1976 nel braccetto del manicomio di Sant'Efremo a legalizzarsi e a disintossicarsi, poiché io lo vedevo sempre nel passeggio, un tipo stravagante che andava sempre in giro, spesse volte che portava questo giubbino ammacchiato che da lontano si vedeva, e io dissi a Cutolo, non presentarmi, andiamoci un po' piano, e mette più di una volta, vedi che Renato così, anzi, è la stessa diffidenza nei suoi confronti, l'aveva anche il compianto Alberto Bergamelli, che voi stavate di cielo di fronte, e non vi parlavate neanche, perché Bergamelli ormai si fece un quadro della figura sguattera e ciarrone qual era. E io concludo, andiamoci un po' piano. È un giorno, durante i passeggi, non so perché lui ha parlato nel fervore del suo ragionamento, ha parlato
di lite, non è vero, non c'è stata mai una lite da Scrovicelli, c'è stato uno schiaffo, e uno schiaffo non vuol dire una lite, Cutolo gli trova uno schiaffo, che poi immediatamente l'idea voleva dargli un altro schiaffo, non so se lo raggiunse quello schiaffo, un certo Procida Antonio, un ex affiliato di Cartucci che poi passò con noi, e Cutolo richiamò aspramente a questo Procida e gli disse: guarda, nella mia faccenda non devi metterci naso, a posto che non si... Quindi fu un giorno che il Cutolo disse: lo voglio osservare ancora, non voglio ancora averci contatto, voglio vedere ancora questo bel René, questo René chi è. E un giorno mi dice: ormai, che la parola, quando ve lo presento Cutolo, uno dei tanti imbecilli, io gli dissi questa parola a lui, dissi: e voi sarete quel Valanzasca, proprio questo, cioè che lui non lo capì, che gli volevo dire sul fatto, è tutto l'opposto da quella figura di cartapesta che la fretta delle rotative o gli schembi delle imprecisioni della stampa aveva costruito. In sostanza era una botte vuota. E infatti dopo un paio di giorni da questo dialogo, così che si manteneva più o meno di carattere generico, lui faceva circolare, ci dette, se lei lo nega le posso anche dimostrarla poi, delle fotografie della moglie addirittura nude che giravano da un stretto giro di cutoliani, fatte nella vasca da bagno, fatte nel salotto, fatte così. E da là disse addirittura a cui, ma chi mi va a presentare? Per quanto riguarda, signore, un attimo, per quanto riguarda la denuncia che loro vogliono, vedete, c'è il Stefan Cosa, la Checca, lui, non lo voglio offendere, vedete, qua uno di camorrista nella giornata, sta dando tutto del signore, si chiama il signore tra di loro, belle buone sentite fare nel corso istruttore dichiarato, voi sapete tutti i processi di camorra, mi è accaduto sti fatti. Sembra un ora nel corso istruttorio di dichiarato tizio, vedete, pian piano la camorra uscita dalla sfera cutoliana sta entrando in un'altra sfera senza fare insinuazioni, pian piano, vuole un po' spolverarsi da questo fardello di tirate di coltello. E anche lui, nel suo discorso, mi ha dato del pederasta, mi ha chiamato cornuto, mi ha chiamato, ha cercato, dice, no, io ribadisco ancora una volta, confermo testualmente, quando dichiarato nei confronti di questo verme, perché è stato sempre un verme, così l'ho considerata da Ascoli Piceno. Come ho richiamato lui, devo richiamare. Chiedo scusa, ma l'ha sollecitata, me l'ha sollecitata perché nel suo discorsetto, una volta a metà del cornuto, poi, ma lei ha risposto, sì, ha risposto. Per quanto riguarda il fatto di Volterra, che lui dice i fatti dei pornografici, qualcuno lo sa se sono amante dei pornografici o no? Qualcuno lo sa. Si può prendere indagini, signori della Corte, addirittura stiamo ad Ascoli Piceno, con quella cacca pornografica, si mette un pezzo di scopa, ora andava a denunciare, se mettendo privato, che premetto un particolare, che io l'ho notato questo fattore, e i signori più informati me ne possono dare atto, che tutte le TV private che trasmettono un film un po' spinto, tolgono la sigla. Quindi a un certo punto, va dopo la mezzanotte, ad Ascoli Piceno vedevamo noi, c'erano dei canali, che a un certo punto se quel canale veniva firmato per dire un'ipotesi, non si sapeva qual era l'emittente privato che trasmetteva quel film. Non l'ho mai denunciato. Quindi non l'avete mai denunciato? Ma, anzi, poiché ha dichiarato... Ha risposto, se volete... Poiché ha dichiarato che io ho denunciato... Allora andiamo, facciamo la... Ma, e la denuncia deve essere traccia attraverso il modello 13 o attraverso la procura di Volterra, di Pisa, di Livorno. Non ha mai denunciato. Mai. Neanche l'ha clamato. Presidente, faccio solo presente una cosa. Che a me, dal momento che sono stato seduto, mi è stato detto di essere conciso, preciso e di porre delle domande. A questo signore è stato permesso di fare una diatriba, di offendermi per 20 minuti. È stato ha fatto conciso e quindi ha parlato in abbondanza e ha risposto. Come? Bene, risposto allora dico, ma siccome allora qui faccio la domanda, domanda e risposte, forse. Perfetto. Allora, a parte che qua sempre il signor Pandico, anche nei miei confronti, continua a menzionare ogni 3 minuti, ma questo nei confronti un po' di tutti, di Marco Medda, quindi se non sbaglio pure questo Marco Medda avrebbe pure legalizzato me alla Camorra.
Lei mi deve opporre la domanda. No, chiedo allora in quale situazione, chi sarebbe la persona che mi ha legalizzato la... Vabbè, senta, signor Presidente, mi scuso un attimo. No, non giriamo, va. Aspettiamo un attimo. Non si dimentichi il termine fratelli. E non si dimentichi il termine la banda Valanzasca. Cioè, non si dimentichi questi due termini. Che lui no, detto. No, non ce lo dimentichiamo. Non la, e non la banda Valanzasca. La banda Valanzasca fu assorbita. Già lo ha detto il istruttore, Pandico, forza, altra domanda. Sì, sì. Dunque, il signor Pandico parla di una mia traduzione a Trani nella quale io insistei per rimanere isolato in base a una lite con Bellicini. Queste sono parole sue e siccome lui si avvale sempre di fare indagini, io non ho bisogno di indagini, basta che pigliate le registrazioni. Posso? Che cosa gli vuole no, dire? No, non puoi, scusa, una volta per uno. Sto dico, parlando con gli uomini. Aspetta. Sì, signora. Comunque, volevo semplicemente chiedere questo. Se ribadisce che io a Trani avrei chiesto di rimanere isolato per non dovermi incontrare perché a Trani dovevano ammazzarmi e compagnia bella. Allora, le risulta che a Trani ha chiesto di essere isolato per evitare incontri, sì, e per evitare... perché ricordo che prima che egli partesse per Trani venne a salutarci. Io gli regalai pure, non so se una scatola o un paio di scatole di sigari, vil di Havana, questa roba qua. E lui disse queste testuali frasi, stavo a mio acuto. Disse, Raffaele, se io devo morire, posso morire anche qua, non a Trani. Poiché l'imbasciata a Trani era già stata mandata, dovevo ucciderlo, Walter Senatore, Raffaele Catapano e Sandro Fusco. Immediatamente mandammo un contrordine di annullare tutto, però lui, da buon volpicello così, arrivò là, chiese l'isolamento, che infatti lui chiese l'isolamento quando giunse a Trani. Ha risposto, no? No. A questo punto, Presidente, io chiedo che la Corte si accerti presso un fonogramma del Ministero, un fonogramma del Ministero in cui ordinava non a Valanzasca ma a tutti gli accoliti cosiddetti della banda Valanzasca che dovevano recarsi giù per un processo di rimanere assolutamente isolati, e quindi qua si parla di un fatto di carcere e può anche star bene quello che dice il signor Pandico, per favore. Questo però alla stessa stregua ma dico, fa riferimento però questo fonogramma dico che voi dobbiate fare accertamenti e chiedere al Ministero se ha mai mandato un fonogramma ad Ascoli Piceno, un fonogramma a Trani. Io personalmente ho letto una parte del fonogramma di Trani perché alle celle io e Cochis Rossano abbiamo bruciato la cella, non abbiamo bruciato la cella, un momento, ci è stato dato un fornello, abbiamo messo i pagliericci davanti al cancello per bruciare la cella perché volevamo andare in sezione, a che il maresciallo che non ci voleva ricevere ci ha chiamato entrambi nel suo ufficio, ha detto sentite, io a questo punto non sono il comandante del carcere perché non c'è, il direttore non c'è, ci sono io. Non so se fosse vero o meno, ha detto questo è il fonogramma, l'ultima parte, dato che rientra in quelli che sono i motivi di sicurezza, non ve li posso far leggere. Legga questo fonogramma, firmato dal Ministero, se fosse falso non lo so. Altro fatto, sempre in quella circostanza, che lui mi parla di altra gente, mi parla di Catapano, compagnia bella, io non so nemmeno se fossero là. Comunque una cosa è certa, che là c'era, ed è insindacabile, c'era Vincenzo Andraos, Franco Rivellini, che sono miei fratelli, che di sopra in sezione hanno fatto casino per farmi salire a me. Ha chiamato il maresciallo, ha chiamato noi, e il maresciallo ha chiamato Andraos. Basta accertarvi e dal Ministero e dalla direzione. Io, questo non è questione per non fare brutta figura come Pandico tenta di screditare chiunque perché a chiunque butta fango addosso. Sto dicendo semplicemente per dimostrare che io il signor Pandico non sa, non fango, scusa per favore, se fango quello che avete seminato, non fa, non lo so. Assolutamente, non fa assolutamente, non dice assolutamente vero. Lui raccatta dei pezzi, delle verità insondabili, il fatto che io sono stato a Trani è vero e non si discute, il fatto che a me non abbiano messo in sezione non si discute neppure quello perché è un dato di fatto e lui non l'ha saputo altrimenti, l'ha saputo da me quando sono non a lui, perché no, lui non no, avrei no, mai no, detto no, niente no. Perché non mi rappresentava meno che il due di picche, però sto dicendo, io tornando da Trani
parlai con Medda, che torno a ripetere mio fratello, con Vito Pesce, che oggi come oggi da lui sono accusati per essere facenti parte della NCO, e a me non me ne fotte niente. Comunque dico, io con loro parlai. Mi immagino quindi che lui sia venuto a conoscenza che io fossi stato alle celle. Però per stabilire se è vero o meno che io ho chiesto di stare alle celle, basta vedere se c'è questo fonogramma, e non solo per la permanenza nel carcere, ma addirittura partimmo in due, con due furgoni blindati da Ascoli Piceno e due furgoni blindati a tornare indietro, tutti e due su un furgone con un altro furgone vuoto, colmo di carabinieri, con due auto civetta. Quindi questo mi fa supporre che a Vallanzasca non lo volessero ammazzare nel carcere, ma ci fosse qualcosa eventualmente che non doveva essere un qualcosa che aveva a che vedere con la vita di Vallanzasca, ma magari pensavano, queste sono le parole, visto che spesso lui parla di Ascoli, del direttore di Ascoli Piceno, quando sono tornato fa, Renato, se arrivano le telefonate anonime che tu devi evadere in traduzione, è normale che ti portino così. Quindi per quello che per me, che mi risulta, che ho sentito, e qua non spendo la parola come la spende lui, a me risulta e mi è stato detto, e per quello che ho potuto leggere io, che io dovevo rimanere isolato, non certo per i motivi che dice lui, ma per altri motivi. Vabbè, ma non c'è bisogno di interpellare Pandico, non c'è bisogno di interpellare Pandico, proprio, se noi chiederemo informazioni. Boh, perfetto. Vada avanti. Traduzione con i due furgoni. Oh, passiamo alla discussione con Bellicini. La discussione. No, no, quella con Bellicini, dice che l'ho messo in ginocchio. Presidente, qua non è la sua l'abbiamo già scavalcata. Dunque, chiedo scusa, potrei rispondere a questa parte della chiederemo domanda. Noi informazioni al Ministero circa queste. No, no, il fatto del fonogramma. Il fonogramma mica lo fa lei. No, subentro un particolare, no. Vostra grazia, perché. Presidente, ci mancavano i particolari. Mi pare di aver detto durante le mie deposizioni di Camorra, voi estranei ne capirete qualche cosa tra 10 anni. Il fatto del fonogramma è vero. Perché? Perché prima di questo fonogramma ci giunse una lettera da Ascoli Piceno, una lettera scritta da Turatello, di cui in questa lettera diceva, nella maniera molto generica, partiva dal carcere, non mi ricordo se era da Cuneo o da Nuoro, se potete salvare questo ragazzo, è un bravo ragazzo. La direzione del carcere di dove partiva questa lettera era indirizzata a Marco Medda. Non sapeva di chi si trattava quel ragazzo per segnalarlo al ministero, e non poteva trasferire tutto il carcere. Fece una fotocopia della lettera, la mandò al direttore del carcere di Ascoli Piceno. Il direttore del carcere di Ascoli Piceno chiamò Cutro, chiamò Medda e chiamò me. Dopo tanta cercando di fare, di non fare, di sapere questo ragazzo chi è, va a Cutolo e glielo dice. E nello stesso tempo gli dice, è nato cornuto che appartiene a questo qua. Ed allora, quando lui è arrivato al carcere di Trani, non è vero che ha incendiato la cella per salirsi in sezione, che l'abbiamo saputo. L'ha incendiato per paura che attraverso qualche intrallazzo nostro lo potevamo portare in mezzo a un punto molto più migliore. Il telegramma ci è stato, perché era un isolamento che lui ha chiesto, come si dice, non ti chiamo puttana perché mi denunci, però. E c'era questo fatto sotto verso la banda Vallanzasca, che poi seppe il ministero chi era il nome del detenuto, lo isolò, è tutto. Uno che apparteneva, anzi addirittura, era suo cognato, Chi è il suo cognato? Lui lo sa benissimo, perché bisogna. Mi scusi. So, lui lo sa benissimo, perché lui fa figlio di NN, perché è una tribuna un po' impastata, ad sapere, a noi ci risultava suo cognato. Lei lo sa. Non lo so, io non ho cognati. Se me ne vuol trovare qualche fratello. Non ha neanche padre, allora fratello, non sorella. A noi ci risultava come cognato. Oh, perfetto. Ma a te ti risultano tante cose in questo processo. Che è stato ucciso al carcere di Pisa da Raffaele Catapano. Ah, Claudio Gatti. È un mio amico, era un mio amico. A noi una persona che conosce. Beh, vabbè, ma beh, quello che ti risulta a te ti dimostra che quante cose ti risultano. Non si può dimostrare neanche la paternità, eh? Ora figuriamoci i cognati. A modo suo quello che è il motivo del fonogramma. No, no, Presidente, ha parlato di mio cognato, questo qui come se io fossi pieno vabbè, di cognati. Non ci interessa il fatto del cognato, era una conoscenza mia. No, Presidente, non interessa, mi sembra che sorvoliamo. Quando questo dice una cosa inesatta non la si prende in considerazione? No, come non si prende? Che cosa vuole dire? Boh, basta, non parlo più, non dico più niente. A posto.
A posto. Non mi permetto di andare oltre. Perfetto, veniamo alla discussione con Bellicini, visto che io ero già passata la domanda e Pandico ha voluto fare una precisazione. Dunque, a parte di questa discussione, con Bellicini, sembra, insomma, da tutte le carte che, anche se io non ho letto il fascicolo che mi riguarda, io ne ho sentito solamente parlare da Pandico, in questi termini. Io questa discussione non l'ho mai avuta. Non mi risulta che Bellicini abbia mai fatto una dichiarazione del genere. Non mi risulta che tutta questa gente di cui avrebbe dovuto essere presente, perché se non sbaglio lui dice che dovrebbe essere successa nel campo sportivo, sbaglio? Sì. Sì, apposta. Dico, quindi, dato che al campo sportivo non ci andavamo a giocare io e Bellicini a pallone, ma ci sarebbe stata giù tanta altra gente, tra i quali vari pentiti, D'Amico e compagnia bella, che però non menzionano questa lite, saranno di memoria corta, non a differenza di Pandico. Fatto sta di questa discussione, io lo sono venuto a sapere da Pandico, e una cosa in più, ho chiesto all'avvocato che chiedesse il verbale di Bellicini solamente per vedere se quest'altro era diventato talmente matto, dato che questo, se non è stato mio compare d'anello, come lo è stato Turatello, era uno che era, perché c'era, è venuta mia suocera e la nonna di mia moglie, perché diversamente lui e Albert Bergamelli, che anche dice che Albert Bergamelli aveva una determinata considerazione di me, Albert Bergamelli e Lino Bellicini avrebbero dovuto essermi compari d'anello, se non a me, a mia moglie, se non che all'ultimo momento mia suocera, che era contraria al matrimonio, si è convinta a ormai cosa fatta o quasi, il giorno del matrimonio mi sono visto arrivare mia suocera e la nonna di mia moglie, al che dice, guarda, dice Renato, mi ha detto mia moglie, i testimoni per me lo faccio fare ovviamente a mia madre e mia nonna, quindi questo qui... Con Bellicini non ho mai avuto discussione, non c'era motivo di avere discussione, di tutte queste ragioni che ci sarebbero dovute essere, non sussistono perché, torno a ripetere, il fonogramma dell'isolamento era dal Ministero e non era certo né partito né da me, né tantomeno da Pandico o da Bellicini. Comunque, si sta parlando appunto di questa, anche perché non è tanto importante la discussione avvenuta o non avvenuta, che al limite anche quando abbiamo trovato che invece di discuterci Vallanzasca ci avrebbe discusso, perché sarebbe capace anche di fare tipi giochi di prestigio, di dire non era Vallanzasca, c'è andato Cocchis che era il suo braccio destro, per così via, che braccia destra ne ha solamente Cutolo, perché Cutolo è pieno di braccia destra, Vallanzasca ce ne ha due e basta, gli sono sufficienti. Comunque, dico, si parla di questo solamente per arrivare a una discussione che ci sarebbe stata susseguentemente e in cui un certo Piancone avrebbe accoltellato un certo Rovina confondendolo per il signor Bellicini. Allora, dico, mi spiace che questi due signori non siano in aula, perché l'unica cosa che potevano avere in comune forse è solamente quello di essere maschi registrati all'anagrafe, anche perché Pandico, Bellicini è un elemento che è alto 1,80 m. No, ma non c'è problema, com'è può sfogliare quello che vuole? No. Parlo solamente di dati di fatto. Il signor Bellicini è circa alto 1,80 m, 1,85 m, è un ragazzo che pesa un quintale. Il signor Rovina forse sarà alto qualcosa di meno, non lo so. Comunque è un uomo che quando pesa tanto pesa 50 kg. Solamente a lui può venire in mente di dichiarare che il tizio si era confuso i due elementi. I due elementi erano nello stesso piano, lavoravano tutti, entrambi in cucina, si conoscevano, mangiavano assieme e hanno avuto da dire in cucina... Senta, non lo sto dicendo io, questo è lo stesso Biancur che lo scrive. Ma lei già ha risposto pure ieri. Grazie, non andiamo Presidente. A finire grazie, tu. È lo stesso Biancur che lo dice questo. Dopo mi risponde, Presidente, dopo mi risponde. Dopo mi risponde. Io ho una lettera dal morto, dopo, faccio come la qualifica. Dopo ti do anche il mio microfono, almeno parli con due. Dico... Lui ha semplicemente detto che in seguito alla discussione avvenuta tra me e Bellicini, questo Piancur sarebbe stato incaricato dalla NCO di accoltellare questa Rovina. A questo punto chiedo se il signor Pandico conferma questa cosa che lui ha dichiarato. Ma Presidente, la pregherei una cosa, siccome a questa c'è susseguente un'altra domanda che è attinente, allora di dire sì o no, perché magari ce la rimangia, però di non dilungarsi com'è. E che va a trovarmi, io non vengo qua né per mangiare né per rimangiare. Vabbè,
Faccia lei la domanda. La domanda. L'ho fatta la domanda, domanda. Presidente. Gliela rifaccio. In sostanza, abbiamo fatto tutto sta tarantella. In sostanza, qual è? Se Piancur ha accoltellato Rovina convinto che fosse Albert Bergamelli. Punto e basta, sì o no? Questo vuole sapere. Quello che ha scritto il Piancur. No, che fosse Bergamelli, no. Se il Piancur ha accoltellato il Rovina convinto... Sì, sì, Bellicini, perdono, sì. Bergamelli non c'entra niente. Sì, sì. È morto in un'altra situazione. Sì. Oh. Allora, confermo. Oh. Altra domanda? Sì, sì, ho capito. Dunque, allora a questo punto c'è un discorso molto semplice. Se noi andiamo a prendere un... No, Presidente, io gli sto facendo... Allora gliene faccio subito un'altra di domanda. Chi avrebbe ordinato a Piancur di accoltellare Bellicini? Di? Da tenere presente che quando è successo il fatto, come oggi, il fatto delle docce, è successo che solo ed esclusivamente c'era gente della NCO. No, nuova camorra organizzata. Presidente, potrete andare chiamami Giovanni, è la stessa cosa. Quindi qual è la domanda? Presidente, lui ha dichiarato questo e in questo frangente nella sezione di sopra, lo potrete constatare, c'erano solo ed esclusivamente elementi della NCO. Quando è avvenuta questa presunta discussione fra me e Lino Bellicini, e c'è un particolare, lui se ne ricorda tanti, io me ne ricordo uno. In seguito a determinate discussioni il campo è stato tolto e quindi non ci saremmo più potuti incontrare quando loro non c'erano più, perché quando loro sono andati via dopo il famoso blitz che hanno trasferito a Cuto, le hanno trasferito a tutti loro, il campo di calcio posso parlare o deve parlare lui? Dico, è stato tolto il campo di calcio. A questo punto, quando loro sono partiti, noi al campo di calcio non potevamo più andarci, quindi io discussioni con Bellicini non potevo più farne. Se la discussione è avvenuta, deve essere avvenuta quando loro ancora erano lì. Poi mi parla di Piancur che accoltella Rovina, questo tizio, confondendolo per Bellicini, però me ne parla e questo fatto succede 3, 4, 5 mesi dopo, quando non c'è più nessuno della NCO. Ma c'è solo ed esclusivamente gente della nuova famiglia. Adesso dico, mi chiedo, primo chi gli ha dato quest'ordine a questo signore da ammazzare, secondariamente se questo era talmente pazzo, visto che era già faceva parte della NCO a suo dire, di ammazzare, di accoltellare uno alle docce, che poi ci sarà magari qualcun altro che era presente al fatto e verrà poi a parlare del fatto, se lui era talmente pazzo questo tizio di ammazzare uno per la NCO, sapendo che in quel momento non c'era né Cutolo, non c'era né il padrino Pandico, non c'era più nessuno, non c'era Marco Medda, non c'era Vito Pesce, non c'era Maria Storina, non c'era tutti quelli da lui enumerati come gente della NCO, non c'era più nessuno. Quindi la domanda al limite adesso è concisa. Quindi chiedo chi avrebbe dato quest'ordine a Piancur e se Piancur lo repita così pazzo. Diciamo così. Andiamo un po' piano piano. Allora, per cortesia. Allora, per chi cortesia. Ha dato l'ordine e poi mai che siamo buoni ma non fissi. Lui ha detto che il suo rapporto con Alberto Bergamelli era abbastanza ferreo. Presidente, scusi, io ho fatto una domanda precisa. Lui può rispondere, mi racconta la mia crisi, la mia comunione. Io dimostro una lettera di Alberto Bergamelli. E che si fa? Salutami tutti gli amici e lui mi dice: non l'ho data a nessuno perché nessuno è degno di questo tuo saluto. Anzi, e molti amici stanno tenendo le mie distanze da me, sapendo il rapporto che c'è con me e con Raffaele. Ma c'è la lettera del morto. Quando lui fa riferimento poi al fatto che stava a Piancur ad Ascoli Piceno, il campo, se lei ben si ricorda, egregio signor Valanzasca, non venne chiuso dopo la nostra partenza, no, venne chiuso per l'esattezza quando i carabinieri fecero la perquisizione e trovarono in Ascoli le pistole e tutt'altra roba. E là si presumeva che veniva nascosto, che poi infatti era vero, nel campo sportivo sotto il terreno. Per quanto riguarda che diceva ad Ascoli Piceno c'era solo Piancur, lei sì. Lui vuole sapere chi ha dato l'ordine. C'era ad Ascoli Piceno in quel pezzo. Chi ha dato l'ordine, questo vuole sapere. L'ordine? L'ordine è partito da Cutolo. E come è partito?
Ma partite come partite, come partono tutti gli altri ordini, in codice. Da dove? Ma attraverso i colloqui, da Ascoli, dalla Sinara, attraverso i colloqui con la nipote e via di seguito. L'ordine partì da là, che poi il Biancurra a un certo punto, quando gli dette le coltellate, perché doveva fare a Pedicini per causa del fatto che lui quando venne dal carcere di Trani, che andò per un atto di giustizia, gli domandammo a lui come venne a sapere di questa sua condanna a morte. E lui disse, me l'ha detto Matteo Pedicini. Allora si fa questa decisione. Ti fa fare un confronto a tutte e due. Lui non accetta questo confronto. E allora dice, se tu non accetti questo confronto, devi darci la prova che veramente non l'hai detto, devi uccidere a Pedicini. Era un mezzogiorno, verso l'una e mezza, le due, così, un pomeriggio. Viene Cutolo e si chiude nella mia stanza. Mi sembra molto strana la cosa, perché ogni volta che entravo accendevo il mangianastro, lo mettevo ad alta voce, c'era qualcosa in pendola, dovevo dire qualcosa in una certa fase. Cioè, ti vedi che fra poco ha da nascere la creatura, cioè, che cos'è? Cioè, che lo fate come parlate così così, Valanzasco, sappiate l'impegno che ci dà Pedicino. Va bene, passa mezz'ora, l'allarme non si sente, sto fatto non succede. Viene sopra e mi pare che riferisce, prima che aggiungesse lui, Marco Metti, che questo Pedicini lui non l'ha più ucciso perché si era inginocchiato ai suoi piedi, a queste cose qua. E che Cutolo, anzi, si commentò la cosa, è solo da barzelletto fatto. Il fatto che lui sta dicendo della... quando è ritornato, appena due o tre giorni dopo, neanche, ritornando da Trani, fu fatto questo fatto con il Maffeo Pedicini. Il fatto che ad Ascoli Piceno, dopo che siamo partiti tutti i cutoliani, sono rimasti i cutoliani. È rimasto Biancur, è rimasto Nello Bruno, signore, si può constatare, Nello Bruno stava là, è passato. È rimasto Stefan Cosa, era rimasto Maria Storina. Vabbè, l'ha detto pure ieri questo. Addirittura che la nuova famiglia non sapevano che erano cutoliani, che lavoravano in quel piano dei cutoliani. Vabbè. L'ha detto anche ieri questo. Presidente, però forse non ci siamo capiti, qua ancora non mi ha spiegato una cosa. Questa gente si permetteva di mandare sentenze di morte in giro per mezza Italia. Questo signore mi ha detto che, visto che io non ho avuto le sfere per poter ammazzare Bellicini, perché questo ha detto questo signore, però visto che Bellicini bene o male aveva torto, questo se non sbaglio hai detto, no? A questo punto loro hanno detto o lo ammazzi tu o lo ammazziamo noi. Allora a questo punto mi deve spiegare, no, perché non ho detto questo, no. Allora Presidente, io aspettavo, questo qui è un farlocco, questo è... Questo fa il confronto. Hai detto che... E lei rispose. No, al confronto non lo voglio Presidente, fare. Presidente, a questo punto allora l'istanza la farò fare dall'avvocato, perché sarà più ascoltato di me. Non c'è altro, siccome io non c'ho un buon udito, però quello che mi riguarda lo sento molto bene. Mi registro ogni parola. A Pico della Mirandola ditegli di andare a sentire quello che lui ha dichiarato. Nella situazione, nella circostanza, parlando di Vallanzasca, parlando di Maffeo Bellicini, parlando di questo fatto, lui ha detto, testuali parole, se tu vai a fare il confronto a me, manco fosse stato il pubblico ministero, tu vai a fare il confronto, se nel confronto ne esci vincente, cioè che lui ammette di averti detto certe cose, lo ammazziamo noi, diversamente lo devi ammazzare tu. Quindi non l'avrebbe ammazzato lui, perché andando giù Bellicini avrebbe ammesso di avermi detto determinate cose. A questo punto toccava loro ad ammazzarlo. No, allora, Presidente, sto dicendo semplicemente che vi dovete andare a sentire quello che lui ha detto. Per me possiamo anche chiudere il discorso. Dico semplicemente che a distanza di 4 mesi questo era vivo e vegeto. Quando fu questa questione, si chiedeva il confronto, perché lui ci disse chi gliel'aveva detto. Noi chiesimo e lui disse Pedicini. Dissimo a lui, allora lo chiamiamo a questo, facciamo un... perché Pedicini senz'altro. Questo lei l'ha detto. Lui disse no. Disse, allora facciamo una cosa, tu vai là al passeggio. Lo andò al campo, meglio dire, neanche al passeggio, al campo era questa... Ma scusa, questo primo dopo la partenza. No, Presidente. Ritornando da Trani, apposta, non avevo capito. E lui si prese l'impegno che se il Pedicini non
accettasse la cosa, l'avrebbe ucciso. Che a un certo punto il pedicino si inginocchiò, gli chiedeva perdono, ci ho sbagliato, non lo faccio più queste cose qua. Venne sopra, quando venne Medda, che poi ce lo confermò anche lui, disse quello mi ha fatto pietà, ecco perché non l'ho ucciso. E come mai sto ordine in ritardo, presidente? Se al momento la valutazione che dobbiamo fare. Se al momento era passata, l'hanno perdonato. Lei stai sparendo i fatti come sono là. E noi basta, noi una valutazione. Apposta, apposta. Vabbè. Quindi venne Medda e dice. Venne Medda e ci dice. Aveva chiesto perdono, cioè non sentimolo all'altro, ci disse questo così.